La signora non c'è. No, ma la torna, sì. Ma come c'è la cartoccia? C'era il signor. Quello era. Vai a aprire, è rimasto fuori! Da me che fosse. Vabbè, pazienza, eh! La mi scusi tanto! Ma non mi ha fatto apposta, eh! Senta! Ma per caso lei c'è un pollo di Bolino di Venuzze? E come si chiamano? Nulla, nulla, senta! Facciamo una ossina! Nella mattina ora fa un caffè! Ma dove l'hanno trovata? Guarda la definita! Attenzione, la poltrona, attenzione. La poltrona! Non lo so. C'è il tavolino, attenzione. Sicché! Sicché! Come vanno le indagini? Come vanno? Sto cominciando a fare i primi confronti. Sono qui, Guarda, sono qui. Però è da poco ci sto lavorando. Poi seguire due casi in contemporanea non è facile. Oltretutto, Marcello e Fisio lavorano in posti diversi. Comunque, una volta avuto in mano i primi tasselli, comincerò a comporre il puzzle. Bravo! Bravo! Tu devi conoscere subito chi sono queste due. Queste due creature infernali che stanno attentando la felicità mia e della Ma non è semplice far cadere nella rete sia con la strega che la coniglietta. L'ambiente è pieno di impiegate, segretarie, insegnanti. Non è semplice, no? Aspetta! No, ma te devi avere l'abilità di capire chi sono queste due donne. Le devi registrare, le devi fotografare, le devi seguire. E poi io, che io solamente io, voglio avere la sensibilità di capire quali fra tutte queste donne lei è l'amante di mio marito. Va bene, metterò in atto tutte le mie risorse e ti tranquillizzerò. Bravo, Fantoche. Io sono una donna che vuole essere amata, una donna che vuole essere abbracciata dal proprio uomo con le sue braccia. Fuori! No, non è andata per terra. Cartosce, mi sono accartosciata. Vieni tu. Vieni. Mamma mia, Cartosce, lei questo profumo. Questo profumo inebriante. Questo profumo maschio. Che profumo è? Cartosce. E si chiama Agua do Cammello. Do Cammello, si capisce? Ah, è cammello. So chi intendono per acqua. Per acqua. E te lo dico io che mi da per acqua, Cartosce. Ma che è? Questi sono da parte di Cartosce.